98 anni fa in questa piazza, durante un comizio dell'onorevole Vacirca, i fascisti spararono e uccisero tre braccianti. Oggi organizza una iniziativa con un occhio anche all'attualità. Sì, certo, è un occhio all'attualità perché i tempi che attraversiamo hanno molte similitudini con quel periodo che poi, da cui scaturì quel regime ventennale. E chiaramente ogni cosa non si ripete in maniera automatica, però purtroppo abbiamo troppi segnali negativi che ci inducono a lanciare un grido di allarme e di resistenza, un appello alla resistenza. Perché ci sono queste similitudini? Il periodo in cui furono uccisi i braccianti di Ragusa, Vitale, Occhivinto e Gurrieri nel 21 era un periodo in cui il movimento operaio, soprattutto nelle nostre zone, era prevalentemente un movimento contadino, e quindi ciò che allarmava di più il sistema di allora, lo Stato, eccetera, era la forza di questa massa di poveri, di gente umile che cercava di conquistare nuovi diritti. E allora in provincia di Ragusa, rispetto ad altre zone della Sicilia, nacquero le squadre fasciste, che non a caso furono poi considerate dallo stesso Mussolini uno dei primi esempi di squadrismo in Italia, eccetera, perché in realtà è vero, rispetto a tutte le altre aree della Sicilia, dove gli agrari avevano già la mafia per difendersi dalla forza dei braccianti e dei contadini poveri, in provincia di Ragusa, dove non c'era la mafia perché non c'erano i grossi proprietari terrieri, hanno dovuto inventarsi, pagare e costruire le squadre fasciste, per cui per questo noi qua abbiamo avuto il primo fascismo. Il problema di oggi qual è? Che oggi i braccianti di oggi sono gli immigrati prevalentemente. Oggi noi tutto ciò che consumiamo a livello di frutta, verdure e altre cose proviene dal sacrificio di queste persone che in tutte le stagioni vengono schiavizzate per raccogliere frutta, verdure, eccetera, che poi finisce nei nostri tavoli. E sappiamo benissimo sia le condizioni di lavoro, di sfruttamento che questa gente subisce, sia la violenza concreta fisica che subisce, perché dove non arriva l'andrangheta, la camorra o la mafia, come è accaduto soprattutto in Calabria, in Campania, dove ci sono stati omicidi veri e propri, tiri a segno verso gente di colore che si aggirava attorno ai campi o magari per raccattare pezzi di lamiere per coprirsi meglio nelle baracche, dove non arriva appunto la violenza camorristica mafiosa, arriva quella dei fascisti e dei razzisti che oggi sono veramente accaniti quotidianamente contro questi bersagli umani. E il vero pericolo è proprio questo, che si aizzi la gente comune, la gente per bene, contro un falso obiettivo, quello di quelli che stanno peggio di noi, dei migranti. Quindi c'è una grande similitudine tra i braccianti di ieri e i braccianti di oggi. Sono passati 100 anni, ma possiamo dire effettivamente che passi indietro ne abbiamo fatti tanti. Ho visto che state facendo quasi una ricostruzione storica visiva, qui c'è una raffigurazione, ed è stato proprio in questo punto che è caduto uno dei tre braccianti. Sì, perché due braccianti sono morti in piazza e un terzo è morto per le ferite riportate, poi è morto, diciamo, si era già allontanato, ma è morto per le ferite, quindi proprio in questo luogo, sparando dal piano della piazza, sparando anche dai balconi del circolo dei massari, diciamo, poi le squadre di Pennavaria fecero questo eccidio, che ci furono 3 morti e centinaia di feriti. L'amministrazione comunale di questa città venne l'infelice idea di erigere una statua al gerarca Filippo Pennavaria. Questa cosa, che fu considerata una provocazione, scatenò una risposta molto vasta e anche, dobbiamo ammettere, molto inattesa per gli stessi protagonisti, molti dei quali oggi continuano a essere presenti il 9 aprile in piazza. E quella risposta fu talmente forte che a mano indusse tipo la provincia a ritirarsi dal progetto di questa statua di 7 metri di bronzo al gerarca fascista e indusse...